l'Italia cambia e stili e linguaggi della pubblicità ne misurano fedelmente il percorso. Le immagini dovrebbero essere lasciate sole, con la loro forza evocativa libera di trovare la strada delle nostre emozioni. Osservazioni però non sono fuori posto. La grafica all'inizio degli anni 50 e poi sempre meno è ancora sia stile che linguaggio attraverso il quale si esprime la comunicazione del prodotto, non filtrato da un testo di supporto né enfatizzato da slogan. Illustrazione e prodotto, come praticava Leonetto Cappiello, artista dell'immaginario tra i più grandi. Illustrazione e prodotto sono quindi inscindibili, con il prodotto che si caratterizza attraverso la figura illustrata. Una filosofia che ritroviamo nelle pubblicità dei biscotti Manitoba di Boccasile, 1950, del brodo Liebig di Benvenuti, sempre del 50, dei panettoni Alemagna di Bertot nel 52, delle caramelle Ambrosoli del 52, del Cinzano Soda di Seneca del 53, del gelato Fortunello Alemagna di Mengardi, sempre del 53, del gelato Motta di Rossi, 1956, della pasta Brevanti, 1960 circa. Il salame Citterio, nel 52, con la qualità che non si discute, il brodo Knorr, nel 55, sceglie il meglio, e le polveri per acqua da tavola Idritz, nel 55, con idrizzate l'acqua, puntano ancora molto sull'illustrazione, ma la rinforzano con uno slogan. Anticipano quello che accadrà negli anni a venire. La volpe verde di Pax Soda, nel 51, di Dudovic, che ha lo slogan «Il refrigerio che è il giusto ber di seta», aggiunge anche consigli sul bere. È la pubblicità di Special Feinsec, nel 1952, che merita un approfondimento. Feinsec vi dà la carica e la molla del disegno lo rende chiaro. È offerto da una mano femminile, elegante, e la bottiglia nella sua nuova confezione internazionale. Seduzione ed esclusività, i concetti che distingueranno la pubblicità degli alcolici tra le righe sono già qui. Un'osservazione a parte anche per la pubblicità del detersivo Trim nel 1952, ideata dall'agenzia Spinta di Milano. La misura del tempo è nello slogan «Anche voi, signora, siete schiava» e nell'immagine della giovane bella africana che, per orecchino invece del classico cerchio gigante alla schiava, appunto, ha un bel piatto. Nell'Italia del 52 le parole sono asciutte, prive di sovrastrutture e correttezze politiche e non si ha timore di chiamare le cose con il loro nome comune. Accade anche con la pubblicità di Plasmon nel 56 e di suoi alimenti buoni dall'infanzia alla vecchiaia. Vecchio in quell'Italia non è un insulto ma solo una condizione dell'età. Interessante per una lettura sociale è la pubblicità dell'idrolitina nel 54, che sceglie di fornire consigli di galateo moderno, utili per affrontare ogni situazione, ad esempio cosa si può servire ad una persona di riguardo invitata a colazione. Un tuffo nel passato è la pubblicità Barilla nel 1958, che con stile fotografico ritrae una mano con guanto che porta i sacchi di pasta dentro una retina, sparita con l'avvento delle buste di plastica, ma che forse ancora qualcuno ricorda. Il tempo della televisione è arrivato e l'industria italiana birra nel 1958 invita ad ascoltare Mina questa sera in Carosello. È anche il tempo della corsa allo spazio, enfatizzato da Peter Campari già nel 58 e poi nel 66 ed accennato anche nella grafica di una pubblicità di San Pellegrino del 1959. Nel 1960 Montana mette in luce la modernità della carne in scatola rispetto al tempo in cui un vichingo addentava una bistecca cruda, mentre nel 61 Armando Testa firma per Olio Sasso una serie di immagini essenziali dove l'olio, senza alcuna aggiunta di parole, è il protagonista assoluto sui piatti tipici della tavola italiana. Nella pubblicità del Gran Ragù Star del 63, una moglie molto gentile chiede che primo desidera oggi il signor marito, con le ultime due parole evidenziate dal maiuscolo. Anche qui la misura del tempo è più evidente che mai. A metà degli anni 60, James Bond è in pieno successo cinematografico e l'iconografia dell'arma della dolcezza delle caramelle Dudu Dufour del 66 lo richiama in pieno.
Sempre in tema cinematografico, il successo di Giuliano Gemma con Ringo, personaggio simbolo del western italiano, è del 65 e Montana nel 66 porta al successo Gringo, che diventerà uno dei personaggi più popolari della pubblicità con la sua parola di Gringo. E Moplen nel 66 invece diventa la frase che milioni di italiani ripetono per tirarsi fuori da ogni situazione. Gli anni si fanno caldi, le scritte murali diventano panorama ordinario delle città. Frizzina nel 1967 scrive a spray Viva la sete sulla sua pubblicità e sempre nel 67 l'attualità entra nella pubblicità del Toblerone, l'unica bomba consentita dalla legge. Dalla genialità di Armando Testa arrivano le pubblicità del Punto MS, l'uomo e la sua metà del 69, e del Caffè Paulista con Caballero e Carmen Sita, qui in un'inserzione sempre del 69. A fine anni 60 i giovani sono ormai un soggetto definito. La misura del tempo per i giovani è quella che esce con straordinaria efficacia da un'immagine con un telefono a gettone dentro una cabina ed una bottiglia di Coca-Cola. Siamo nel 1970, il tempo dei giovani è tempo di Coca-Cola.